queste cose si fanno se c'è la partecipazione. Cerasa di San Costanzo, si è tenuto un incontro dibattito, una tavola rotonda politica con i politici locali sul tema dell'analisi del voto e sui problemi che sono presenti su questo territorio. Gabriele Vincenzi, giornalista, ha coordinato questa tavola rotonda. Gabriele, com'è andata? Ma effettivamente mi sono meravigliato prima della partecipazione numerosa da parte del pubblico, quindi è un problema che nel momento in cui l'associazione ha sentito il dovere e il piacere di voler convocare i cittadini per discutere dei problemi locali, la risposta è stata molto molto positiva. Sicuramente è una cosa da ripetere, perché anche i componenti della tavola rotonda, praticamente a cominciare dal sindaco e con gli altri consiglieri di minoranza, hanno partecipato in un modo fattivo e costruttivo alla, non diciamo soluzione dei problemi, ma ad affrontare problemi per quelli che sono nella realtà, anche in futuro, perché tra un anno sappiamo tutti che ci saranno le elezioni amministrative, quindi le comunali, in questo caso a San Costanzo come in tanti altri comuni della provincia. E questa operazione, questo invito che ha fatto l'associazione è senz'altro di buon auspicio affinché ci possa essere qualche altro incontro, proprio perché i problemi vengono affrontati e di comune accordo si affrontano. Oltretutto, quello che è importante è che c'è stata questa compartecipazione da parte del pubblico, perché a fine serata, prima della conclusione dei lavori, i cittadini hanno fatto le loro domande e gentilmente e opportunamente i relatori hanno risposto. Quindi complimenti all'organizzazione, complimenti alla serata, ed è stata una cosa da ripetere.